Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi, siamo riuniti stasera in questo luogo così ricco di spiritualità e di bellezza. La bellezza dello spirito, la bellezza della preghiera continua rivolta a Dio, ancor più in questo tempo che stiamo vivendo, in questo tempo in cui sentiamo il dolore, no? Per cristiani che vengono uccisi da cristiani, per la guerra che fa temere a tutti noi, per il futuro di un'umanità che sembra trovare sempre nuovi motivi. E la ricorrenza del transito al cielo di Madre Giuseppina, che celebriamo questa sera, è per noi l'occasione per chiedere a lei, dal cielo, una preghiera che accompagni questi responsabili di tanto orrore nel trovare le vie della pace. È con questo pensiero che diamo inizio alla Santa Messa questa sera, ringraziando il Signore per il dono di questa presenza di preghiera continua per la pace nel mondo, per gli uomini e per le donne di questo tempo. E iniziamo la Santa Messa chiedendo perdono dei nostri peccati. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima, fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e che osservano i tuoi comandamenti. Abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da impi. Siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda,
per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, vicini e lontani. In tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti che hanno commesso contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore nostro Dio la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui. Non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, né seguito quelle leggi che Egli ci aveva dato per mezzo dei Suoi servi, i profeti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Salvezza per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode. Eterna. Lode e gloria a
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Gloria a te. Sono lieto di essere con voi stasera per questo momento di preghiera che per molti di voi sarà un momento ripetuto negli anni, quello in cui ricordiamo e celebriamo pregando il transito di Madre Giuseppina al cielo dove vive con il Signore e lì continua la sua vita di preghiera, la sua vita di entusiasmo per il Signore, sua vita di unione a Lui, e le chiediamo di continuare a intercedere come ha fatto per tanto tempo da questo luogo per noi, per il mondo, sul tema di questa liturgia di stasera che è imperniata sulla misericordia. La misericordia. Abbiamo sentito una delle preghiere più intense che nella Bibbia ci mostrano quanto sia importante guardare al volto misericordioso di Dio. Signore Dio grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano, abbiamo peccato, abbiamo operato da malvagi, da empi, siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti, non abbiamo obbedito ai tuoi precetti, ma a te conviene la giustizia. E allora la richiesta che fa questo orante del libro di Daniele è quello, è un appello alla misericordia di Dio. La misericordia, guardare alla miseria ma con il cuore. Guardare alla miseria nostra, i nostri difetti, le nostre piccolezze, ma con il cuore, è quello che chiediamo a Dio nei momenti di bisogno, come in questa occasione, no? Che evocavo all'inizio, ma che è presente a ognuno di noi per quello che le cronache ci stanno ripetendo ormai da 15 giorni, sempre di più morti, sempre di più sangue, e non
quasi in una immagine che ancora non ci appartiene, perché non avevamo idea della possibilità di una cosa del genere in Europa, fino solo a qualche settimana fa. E allora veramente la nostra preghiera oggi non può essere solo di, come dire, innocenti che si rivolgono a Dio, al Padre, chiedendo di far porre fine a questa carneficina, ma anche di chi sente di partecipare ad un mondo così fallibile e così debole. Quelli che si stanno ammazzando sono cristiani, sono ortodossi, si nutrono di questa stessa parola biblica, si nutrono dello stesso corpo di Cristo, costruiscono le stesse chiese, vivono in preghiera, in monasteri. E questo ci umilia ancora di più, perché allora ci fa sentire che veramente cadere nella miseria di avvertire l'altro come fratello da eliminare, perché lasci spazio a me, questo ci mortifica come cristiani e ci fa sentire veramente in qualche modo anche noi bisognosi della misericordia di Dio, riconoscendo la nostra piccolezza, riconoscendola con quelli che vivono, diciamo, la responsabilità di ciò che accade, ma che fanno parte della nostra stessa umanità e che, abbagliati dal senso di una giustizia da riparare, ora perché alcuni credono che l'Ucraina debba appartenere alla Russia, ora perché altri in Ucraina resistono, sì eroicamente, ma vedendo cadere intorno a loro le loro famiglie stesse, questo chiede che noi preghiamo con la stessa umiltà, non sentendoci parte non in causa e quindi superiori, ma sentendoci come Daniele, parte in causa. Signore, perdonaci. Perdona a noi, perdona a quest'umanità alla quale io appartengo e che compie oggi queste azioni che contraddicono alla bellezza del creato che tu facesti all'origine, dicendo è cosa bella, come ha ammirato ieri, abbiamo letto nelle letture, Pietro sul monte della trasfigurazione, come è bello. Pietro vede quello che dovette essere all'inizio, quell'armonia della creazione, restiamo qui, com'è bello. E però la storia ci spinge talvolta in dei pantani come quello nel quale siamo caduti, per il quale vale questa preghiera. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Il Signore nostro Dio, la misericordia e il perdono. Al Signore nostro Dio la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui. E Daniele, che pure scrive in un tempo apocalittico, nascono molte apocalissi al tempo e dopo Daniele, che esprimono proprio queste contraddizioni profonde della nostra storia, che fa fatica ad andare verso il regno e l'attende infatti come dono che deve venire dal cielo, Daniele si sente parte di questo popolo che pecca e che deve chiedere al Dio misericordioso un'attenzione. E perché l'intera Bibbia ce lo spiega con questa parola, Raham, da cui viene la misericordia. Sapete che Raham vuol dire l'utero, da cui nasce la vita. E Dio è legato a me, sì come padre, ma anche come madre, come una madre, dice Isaia, capitolo 49. Si ricorda del figlio, anzi, anche se la madre dovesse scordarsi di suo figlio, io non mi scorderò di te. È questa certezza che ci fa sentire che Dio non può dimenticarsi di noi, del suo popolo, nonostante i nostri peccati. Perché è come la mamma che davanti al figlio, che magari si è comportato male o anche ha commesso un crimine,
lo accuserà, forse lo denuncerà, forse avrà piacere che venga punito per quello che ha fatto, però continua a ritenerlo il suo figlio, quello per il quale ella vuole la vita, la salvezza. E questo sentimento è lo stesso che abbiamo rivolto a Dio con la bella preghiera del Salmo 79, è quello che Gesù chiede poi a noi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Quindi capite cosa ci chiede Gesù. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Siate anche voi di quelli che quando vedono la sofferenza dell'altro, la vivono come la sofferenza del figlio, del fratello, dirà Gesù ai discepoli. E come posso non addolorarmi e non volere che finisca la sofferenza di un fratello? La misericordia che noi dobbiamo vivere verso gli altri. Sarebbe lungo questo tema percorrendo le pagine della Bibbia, ma io lo vorrei collegare questa sera alla testimonianza che abbiamo ricevuto da Madre Giuseppina. La misericordia è compassione, è patire con l'altro, lei che di patimenti ne ha avuti parecchi, come sapete, fino alla sua morte, e che l'ha vista in particolare, questo mi ha sempre colpito, partecipe attraverso l'ascolto, l'ascolto che ha donato e che l'ha resa poi così anche nota, no? Come colei che era capace di ascoltare le sofferenze degli altri che andavano a confidarsi con lei. La misericordia che nasce da questo ascolto, che non è solo l'ascolto che facciamo dalla televisione o dai giornali in questi giorni delle miserie umane, delle tragedie umane, ma è l'ascolto reciproco, l'ascolto che posso dare a mio fratello, a mia sorella, a mio marito, a mia moglie, ai miei anziani genitori, l'ascolto che noi preti possiamo dare a quelli che vengono a cercare una parola di conforto e non un giudizio. L'ascolto, l'ascolto che stiamo celebrando in questa prima fase del sinodo nella città di Napoli, lo sapete, che è iniziato questo momento per volere del Vescovo Battaglia, in cui soprattutto dobbiamo ascoltare cosa non solo noi, gente che frequenta la Chiesa, eccetera, ma anche quelli che non trovano più nella Chiesa risposte ai problemi che viviamo, ai sentimenti che abbiamo, e chiedono di essere ascoltati. L'ascolto. E dunque l'immagine che a me sempre è venuta in mente dall'inizio di questa sollecitazione all'ascolto, che appunto è tipico anche di quello che ha vissuto Madre Giuseppina, ascoltando con misericordia, avendo misericordia, accogliendo e sentendo compassione per quelle persone che venivano a raccontarle le sue storie. Dovrebbe essere il nostro atteggiamento. Vi dicevo, mi viene sempre in mente la croce. La croce. L'ascolto verticale con il palo che fu infisso per terra e che ci dice la verticalità, che ci dice il riferimento a Dio, l'ascolto della parola, e il braccio orizzontale, l'ascolto degli altri che mi stanno intorno, l'ascolto degli ultimi, l'ascolto del fratello e della sorella che mi vive accanto e che tante volte non sono disponibile ad ascoltare. E questo riferimento alla croce è quasi come un orientamento nella vita per me, l'ascolto del padre e l'ascolto dei fratelli, che sono due aspetti che mi devo portare dietro, mi è sembrato sia stata una delle caratteristiche di Madre Giuseppina che noi stasera possiamo ricordare con piacere e possiamo accogliere per portarla con noi e per farla nostra, dedicandosi ancora, proprio seguendo anche la via che il Sinodo cerca di tracciare per noi, questo invito che ci viene dalla Scrittura e ci viene dalla testimonianza dei Santi, di una disposizione all'ascolto del Padre, all'ascolto dei fratelli, mossi da quelle viscere materne, viscere di misericordia. Amen.
Fratelli e sorelle, ogni giorno della nostra vita è un dono del Signore, un'occasione posta nelle nostre mani per fare del bene e crescere nella santità. Con questa certezza invochiamo il Padre che è nei cieli perché conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, per il Santo Padre, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché facciano risplendere con l'annuncio della parola e la testimonianza di vita la santità che risplende nei santi, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i giovani in ricerca vocazionale, perché nulla antepongono all'urgente e coraggioso appello a seguire Cristo nella completa donazione, nella perfetta castità, povertà e obbedienza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le persone consacrate, e soprattutto per le monache di clausura che nella preghiera e nell'impegno quotidiano sostengono la vita della Chiesa e intercedono per la pace nel mondo perché siano sempre lieti e perseveranti ogni giorno nel dono di sé, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che fanno esperienza di sofferenze di croce, perché attraverso la testimonianza di vita della Beata Maria Giuseppina, sostenuti dalla sua protezione, possano trovare il coraggio di sperare di amare, il conforto della fede e l'abbandono in Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi qui presenti, perché come la Beata Maria Giuseppina riscopriamo la nostra vocazione cristiana, nel vincolo di carità che scaturisce dalla comune partecipazione alla mensa della parola e dell'Eucarestia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Guarda, o Padre, questa tua famiglia che gioisce nella celebrazione della memoria del transito al cielo della Beata Maria Giuseppina, e donale lo spirito di santità per realizzare una comunità di amore nel cuore della Chiesa e del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Oh,
Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. O Signore, che ci doni la grazia di servirti nei santi misteri, accogli nella tua bontà le nostre preghiere e liberaci dalle seduzioni del peccato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono di voi. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa diocesi, il Vescovo che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi. Ricordati delle anime abbandonate, dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo di fede datevi un segno di pace. Oh,
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Ci purifichi da ogni colpa, o Signore, questa comunione al tuo sacramento e ci renda partecipi della gioia eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi in questo cammino di Quaresima. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Preghiamo grazie a Dio. Thank you.
Papa.